Buonasera a tutti, ben ritrovati con Focus. Oggi parliamo di ambiente con l'assessore regionale all'ambiente Anna Rita Bramerini. Grazie davvero di essere venuta qui a Focus perché ci dà la possibilità di parlare di una serie di argomenti che sono molto vicini ai cittadini. E cominciamo dal piano regionale dei rifiuti, il nuovo piano che la Giunta ha appena approvato e mandato all'attenzione del Consiglio regionale, che è l'organismo che poi dovrà pronunciarsi in via definitiva sull'approvazione. Piano dei rifiuti, capite da soli quanta importanza può avere anche nella vita quotidiana dei toscani. Allora, il nuovo piano sostanzialmente quali novità introduce in questo settore? Ah, intanto una novità importante perché ci diamo un obiettivo ambizioso nella raccolta differenziata. La Toscana oggi è a un 43,4% circa di raccolta differenziata. Noi ci diamo un obiettivo al 2020 che è di arrivare al 70% di raccolta differenziata, in pratica andando progressivamente a sostituire il sistema tradizionale di raccolta che avviene con le campane, dove si mette carta, vetro, plastica, eccetera, con un sistema invece di prossimità. Partendo dalle esperienze più virtuose che abbiamo in Toscana, come quella del circondario Empolese, dello stesso comune di Empoli, cioè con il sistema delle raccolte porta a porta. L'obiettivo è quello di aggredire, meglio, di servire attraverso la raccolta differenziata di prossimità almeno il 70% della popolazione toscana, e questo dovrà riguardare in modo particolare i grandi centri urbani e anche i comuni capoluogo, perché soltanto loro possono aiutarci a far aumentare il livello di raccolta differenziata, che ricordo sempre, tuttavia, è uno strumento attraverso il Ecco, quale sì. raggiungere il riciclo, perché poi dobbiamo anche preoccuparci di cosa succede a ciò che noi raccogliamo in modo differenziato, perché se non è una buona raccolta differenziata, torna anch'essa in parte, diciamo, o nell'inceneritore o nelle Ecco discariche. perché la raccolta differenziata, che è sicuramente una procedura virtuosa, lo si intuisce semplicemente facendola. Quali sono i vantaggi che comporta la possibilità del riuso, Diciamo, dell'utilizzare parte dei il rifiuti? vantaggio principale lo avremmo se il legislatore nazionale deciderà di rendere effettiva anche nelle nuove modifiche normative che stanno interessando la TARES, piuttosto che la futura service tax, riconoscendo ai cittadini che differenziano il rifiuto urbano un premio che è quello di pagare di meno. Perché se non passa questo Certo. concetto, specie oggi che viviamo in tempi di crisi e quindi anche le famiglie, piuttosto che le imprese, risentono fortemente dei costi, compresi quelli di gestione dei servizi, o noi riusciamo a distinguere tra chi tiene condotte virtuose e chi non lo fa, e lo facciamo in maniera concreta attraverso lo sconto, per così dire, sul Certo. costo del servizio, o difficilmente possiamo immaginare di chiedere ai cittadini uno sforzo importante, quale quello di raccogliere in maniera differenziata, senza poi averne nessun vantaggio, e quello economico è indubbiamente quello che interessa di più, oltre quello ambientale che ovviamente c'è, sia che si paghi che non si paghi. Ci preoccupa la discussione a livello nazionale sulla TARES, non abbiamo ancora chiari i contenuti della service tax, e sulla tariffazione purtroppo la regione non ha potere normativo autonomo, perché il rischio reale è che si continui a far pagare la tassa sui rifiuti secondo i metri quadri, non secondo quanto effettivamente uno produce o quanto effettivamente uno differenzia. Ecco, organizzare la raccolta differenziata costa di più al comune, agli enti che se ne occupano oppure no? Diciamo che le esperienze che abbiamo in Toscana, senza scomodare altre realtà, e parlo di quelle più virtuose, dimostrano che nella fase iniziale c'è sicuramente un aumento dei costi, perché sostituire le campane con il porta a porta significa aumentare la manodopera. Noi ipotizziamo che se arriveremo nel 2020 ad aver raggiunto il 70% di raccolta differenziata, questo si tradurrà in circa 1.000-1.500 posti di lavoro in più. Aumenta la manodopera e vanno comprati mezzi diversi dai tradizionali camion che siamo abituati a vedere nelle nostre città o nei nostri comuni. Però, diciamo, dopo una fase iniziale che noi contiamo di accompagnare anche con risorse, come abbiamo fatto in questi anni, per incentivare la raccolta differenziata, i costi in parte si stabilizzano, perché c'è un minore conferimento agli impianti o alle discariche o agli impianti che precedono le discariche, e sicuramente c'è anche una riduzione nella produzione dei rifiuti, perché vengono intercettati meglio, e inoltre viene garantita anche la qualità, perché ricordiamoci sempre che non è sufficiente fare tanta raccolta differenziata, bisogna saperla fare soprattutto di qualità, perché se non è di qualità non viene riconosciuto questo sforzo neanche ai comuni, e quindi i comuni rischiano di essere Quindi doppiamente la qualità penalizzati. comincia nelle case, differenziandola in maniera opportuna, magari Sì, seguendo perché tutte le il rifiuto, meglio è indicazioni. differenziato, più abbiamo garanzie che venga avviato davvero al riciclo e non invece
agli inceneritori piuttosto che alle discariche. Ecco, riciclo, molti cittadini dicono, ma sarà veramente vero che tutta questa cosa viene in parte riciclata in Toscana? Questo avviene? La domanda è più che legittima, e noi proprio dal 2008, più o meno da quando sono entrata nelle deleghe a ricoprire il ruolo di assessore all'ambiente, io ho stabilito insieme all'allora presidente che le risorse che la Regione Toscana incamera dall'ecotasse, cioè il pagamento che avviene tutte le volte che un comune non raggiunge gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale sulla raccolta differenziata, queste risorse intanto fossero devolute a favore dei comuni e ritornassero quindi sui territori. Ma per dare una risposta alla domanda che fine fa la raccolta differenziata in Toscana, noi abbiamo cominciato a dare dimostrazione concreta che riciclare si può, e lo abbiamo fatto con un progetto che ci ha visti impegnati insieme ai consorzi nazionali di filiera, Corepla per la plastica e Coreve per il vetro, e insieme a Revet, che è un'azienda che opera, una società che opera in Toscana, fatta e partecipata dalla maggior parte dei gestori del servizio dei rifiuti presenti nella nostra regione, in pratica con incentivi che sono andati nel giro di 3 anni a trasformare un'idea in un progetto concreto, che è una nuova azienda che Revet ha messo in piedi, che si chiama Revet Recycling, che riprocessa, cioè rilavora il cosiddetto plasmix, cioè le plastiche eterogenee che sono di bassissima qualità e che vengono per lo più inviate agli inceneritori. Attraverso invece questo impianto di nuova realizzazione la plastica eterogenea viene trasformata in granulato che può essere riutilizzato, come già in parte sta avvenendo, per produrre complementi di arredo per i giardini e le aree, diciamo, attrezzate dei nostri comuni, piuttosto che per utensili che vengono utilizzati ad uso domestico come scope, palette, che sono già in vendita in una catena della grande distribuzione toscana, oppure utilizzati per produrre pannelli fonoassorbenti piuttosto che la componente in plastica dei veicoli che la Piaggio produce in Toscana. Quindi insomma c'è effettivamente, è iniziato, diciamo, un nuovo corso in questo senso. Questo per quanto riguarda le plastiche. Gli altri tipi di prodotti che derivano dalla raccolta differenziata, che succede? Ma diciamo la carta viene per lo più riciclata attraverso appunto la produzione di plastica di carta riciclata, che stando alla normativa nazionale e regionale dovrebbe essere il condizionale d'obbligo essere acquistata in parte anche dalla pubblica amministrazione quando, certo, fa i propri affidamenti e acquista servizi. L'obbligo degli acquisti verdi è un obbligo sancito per legge ormai da tanti anni, scarsamente rispettato anche dagli enti pubblici. Anche dagli enti pubblici, non solo la carta, ma penso anche ad altri oggetti o prodotti che servono nella pubblica amministrazione. E noi anche per incentivare gli acquisti verdi abbiamo dallo scorso anno fatto un bando direttamente con la Regione Toscana che va a aiutare i comuni che decidono di, per esempio, sistemare le loro aree attrezzate piuttosto con i prodotti che ricordavo prima, piuttosto che mettere in pratica azioni virtuose. La carta viene riciclata in Toscana, noi abbiamo nel distretto cartario di Lucca anche importanti aziende di livello nazionale che riciclano la carta. L'uso della carta riciclata dovrebbe essere un must, non sempre è così, quindi abbiamo anche in questo settore, da buoni italiani, delle buone contraddizioni. Comunque anche in questo senso voi vi siete posti un obiettivo, no? Con un nuovo piano di arrivare almeno al 60% del riciclaggio. L'effettivo riciclo, questo sì, anche perché l'Unione Europea chiede agli Stati membri, e quindi con gli Stati e alle regioni, di raggiungere obiettivi di riciclo, non di raccolta differenziata. Gli obiettivi di raccolta differenziata sono una pratica tutta italiana che nacque nel 98 col decreto Ronchi, perché l'Italia partiva da zero praticamente sulla raccolta differenziata, e quegli obiettivi furono dati per incentivare poi quello che è diventato sempre più in Unione Europea e negli Stati membri un obiettivo di riciclo. La nuova direttiva a cui noi ci dobbiamo rifare obbliga gli Stati membri entro il 2020 a raggiungere il 70% del riciclo dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione e il 50% dei rifiuti domestici, che devono essere riciclati. Cioè riciclati vuol dire davvero avviati ad un mercato che trasforma il rifiuto di nuovo in risorsa, cioè in materia prima e seconda. Da tutto questo poi si arriva all'altro effetto voluto, è quella di diminuire gli impianti per lo smaltimento vero e proprio. Allora qui si parla, per quanto riguarda i termovalorizzatori, nel piano di farli scendere da 9 a 7 quelli previsti nuovi da realizzare, per quanto riguarda le discariche da 12 a 5. Allora, con quale tempistica attuare tutto questo però? Noi abbiamo previsto nel piano un altro strumento, che è il piano di monitoraggio, cioè dopo l'entrata in vigore del piano regionale noi faremo come giunta una delibera
la quale dovrà declinare gli obiettivi che ci siamo dati al 2020 in obiettivi annuali o biennali, con l'obbligo di verifica per avere uno strumento che ci consenta di capire se stiamo marciando nella direzione auspicata, al fine di evitare di svegliarsi nel 2019 e scoprire che siamo ancora lungi, come è accaduto in passato, dall'aver raggiunto questi obiettivi molto Certo. importanti. Le tappe di avvicinamento quindi saranno definite in questo cronoprogramma che sarà contenuto nel piano di monitoraggio e che dovrà mettere la Regione nelle condizioni di ricorrere anche a strumenti sostitutivi o diciamo di impulso per fare in modo che quegli obiettivi che noi diamo ma che poi la Regione materialmente non mette in pratica perché non compete a noi organizzare la gestione del Costruire, rifiuto vengano sì. invece messi in atto dagli ATO soprattutto, che sono associazioni di comuni e dai soggetti, cioè dai gestori che saranno chiamati a garantire la gestione del ciclo di rifiuti, io mi auguro tra qualche anno a livello di area vasta, cioè avendo un unico gestore per ogni ambito, noi ne abbiamo tre in Toscana per i rifiuti, soltanto uno, lato sud, per ora ha completato le procedure ed ha individuato un unico gestore perché questa razionalizzazione che la Regione volle nel 2007 e io in particolare ha fatto un po', diciamo, a cazzotti con l'atteggiamento un po' refrattario di noi toscani di metterci a lavorare in rete, di fare sistema, ma indubbiamente avere tante aziende come ne abbiamo oggi, molto frammentate sul territorio, determina non solo una eterogeneità dei comportamenti e degli interlocutori, ma una Certo. difficoltà nei tempi a realizzare gli obiettivi che ci diamo in un ordine di grandezza temporale che sia ragionevole. Se si ha a che fare con 3 invece che con 35, indubbiamente si dovrebbe fare Certo, prima. Trenti piuttosto che 35, sicuramente una semplificazione, però questi, per esempio, i nuovi impianti di termovalorizzazione comunque hanno dei tempi di gestazione infiniti. Quali margini ci sono effettivamente perché vengono realizzati? Quando lei parla di impulso nei confronti degli enti che devono di fatto realizzarli, questi come altri impianti ovviamente. Ma noi rispetto sugli, diciamo, per quanto riguarda gli inceneritori, noi nel piano diciamo che non se ne fanno di nuovi e diversi rispetto a quelli previsti negli attuali piani provinciali. Piani provinciali che sono piani che risalgono a una stagione precedente, quella in cui la Toscana era divisa in 10 ambiti e in cui abbiamo assistito, almeno sulla carta, alla proliferazione di impianti, troppi e piccoli. Alcuni di questi non sono stati realizzati, sono per lo più in fase però di realizzazione. Su alcuni, cioè quelli che sono rimasti ancora sulla carta e che sono piccoli impianti, noi diciamo non se ne fa più, anche perché se gli obiettivi che noi Quali ci stiamo. sono Dunque, il esattamente? piano non stabilisce quali sono questi impianti perché, per come oggi è organizzata la materia, la Regione Toscana fissa gli obiettivi e questi obiettivi vengono tradotti in impianti con nome e cognome dalle province attraverso i piani interprovinciali. Finché questo rimane a livello di organizzazione della pianificazione, diciamo, noi non possiamo scrivere nel piano quali sono gli impianti, però diamo dei criteri molto precisi per cui è facile capire quali sono gli impianti che dovranno essere realizzati. Per cui, dovendo fare una panoramica a livello provinciale, a livello di area vasta, nel lato costa noi prevediamo che non vengano riattivati l'impianto di Falascaia e l'impianto della Garfagnana, rimarranno quindi l'impianto di Pisa di cui è previsto dal piano provinciale il revamping e l'impianto di Livorno, di cui è previsto dal piano provinciale l'ampliamento per una terza linea che si aggiunge alle due esistenti. Per quanto riguarda l'ATO metropolitana, che è quella meno dotata di Sì. Che impianti, e non è un caso che l'area metropolitana, parlo delle province Firenze, Prato e Pistoia, è anche in la più parte, che è la popolata, più tra popolosa, l'altro. manda buona parte dei suoi rifiuti indifferenziati attraverso due accordi che ha con lato centro, con lato costa e lato sud. Manda il rifiuto indifferenziato alle discariche di questi due ambiti. Lato centro, per quanto riguarda gli inceneritori, ha attualmente un impianto esistente, quello di Montale, nella provincia di Pistoia, di cui è previsto l'ampliamento, ma di cui i comuni si stanno interessando, sono interessati, diciamo, a non farlo, mentre non verrà realizzato, secondo le nostre previsioni, l'impianto di Testi, perché diciamo che gli impianti previsti ma non autorizzati non si faranno. C'è l'impianto di Rufina che è autorizzato dalla provincia, ma sul quale il territorio ha in corso una riflessione per probabilmente rivedere questa decisione assunta a suo tempo. Ovviamente qui si tocca un tema delicatissimo che è quello dei diritti quesiti, cioè delle aziende che hanno in mano le autorizzazioni e che domattina potrebbero partire con i cantieri, per cui ragionare con chi ha in mano un'autorizzazione è sempre una cosa molto complicata e delicata. Poi c'è l'impianto di Case Passerini che è in fase di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione presso la provincia di Firenze ed è l'impianto più grande della Toscana, anche se paragonato alla media nazionale, penso alle regioni del centro-nord, è ancora un impianto di modeste dimensioni.
Sul lato sud abbiamo invece l'impianto, come impianti pubblici abbiamo l'impianto di San Zeno nella provincia di Arezzo, di cui è previsto un ampliamento, mentre l'impianto di Poggibonsi in provincia di Siena è già stato ampliato alcuni anni fa ed è completamente in funzione. Allora, brevissima interruzione e poi continuiamo a parlare del piano dei rifiuti con l'assessore Bramerini.